Cosa grave ancora una volta nella città di Avellino, che i campionati sono fermi ormai da più di un anno, diciamo da 2 stagioni, e in quelle pochissime strutture che ci sono, al di là del Covid, non vedo lavori, e questo è vergognoso perché si poteva sfruttare questo tempo morto per dare una mano alle società, perché comunque, come diceva Alberto, fanno enormi, enormi, enormi sacrifici. Un calcio fatto di passione per togliere i giovani dalla strada, ma non vedo via d'uscita. Da Avellino non c'è una, e dico una, struttura adeguata per fare una promozione. Non parlo di Serie D, non parlo di Serie C, tolto il partenio, ditemi una struttura da Avellino. E sono 2 anni, non si è mosso una sola pala, una gru per fare qualche lavoretto a Roca di San Tommaso, e questo è ancora una volta vergognoso, e permettimi di dirlo. Il problema ce l'abbiamo ad Avellino. Il San Tommaso, il campo di San Tommaso è a 500 metri da Bellizzi. Noi siamo andati a 7 chilometri per andare a giocare. Uno, perché il campo attualmente di San Tommaso, secondo me, non si può giocare neanche la seconda categoria. Ma poi c'è, proprio perché è l'unico stadio, c'è un'affluenza tale di società che non permette di poter avere quel minimo di uscire, entrare in uno spogliatoio. Io mi ricordo, sembrava, le ultime volte che si è giocato, sembrava un bar, un saloon del Far West, con le porte sempre aperte, che entrava e usciva gente. Ma perché è l'unico attualmente campo da venire. E questo fa male veramente, che la città capoluogo, a strutture sportive, è praticamente zero.